Grazie Paolo, ma sono venuto qui a portare i saluti del Consiglio regionale e la nostra solidarietà a questo problema ormai che diventa sempre più grave e invadente nella nostra città. Lo diceva prima Elio, attraverso la pesca passa un pezzo importante della nostra economia, che non è solo quella diretta della pesca, ma l'indotto turistico, l'indotto dei trasportatori, l'indotto del pacchinaggio, l'indotto di tutti quei settori correlati alla pesca, e quindi è chiaro che quando va in sofferenza la pesca va in sofferenza un intero segmento della nostra città. Chioggia è una città, anche adesso che sta balzando alle cronache per i suoi meriti in offerta turistica, ed è chiaro che tutto un mondo che passa attraverso la pesca. Non c'è Chioggia senza un sano indotto della pesca. Questo è un problema che tra l'altro non arriva in un momento felice. Questo problema arriva già con le marinerie che devono affrontare una battaglia importante contro la riduzione dello sforzo di pesca. Arriva con le marinerie che sono impegnate a lottare per avere i riconoscimenti della cassa integrazione, perché il governo la equipara a quella agricola, ma alla fine non crea tutti quei percorsi normativi affinché dopo possa essere applicabile. Quindi è chiaro che un momento questo già particolarmente difficile per la pesca, la post pandemia, lo diceva Elio, ma i problemi delle lotte per gli ammortizzatori sociali, gli sforzi di pesca, e quindi aumentare in questo momento quello che è la linfa, insomma, una delle materie prime che i pescatori utilizzano, vuol dire rischiare di dare il colpo di grazia a quello che è un settore che regge, perché i pescatori sono persone abituate a lottare, a fare un lavoro di fatica, però hanno bisogno anche dell'aiuto delle istituzioni. E quindi è evidente che noi ci siamo, sensibilizzeremo, metteremo in campo tutte quelle azioni possibili, sapendo che è una battaglia difficile che riguarda in questo momento tutta l'intera nazione, se non addirittura l'Europa, però è impensabile pensare che in un momento così difficile il mondo della pesca vada lasciato da solo, perché, ripeto, a Chioggia la pesca non è solamente un settore produttivo, a Chioggia la pesca è il settore produttivo. Tutto si sviluppa intorno alla pesca, il suo mercato ittico, la sua marineria, la sua offerta commerciale, e non scordiamoci mai che insieme alle barche c'è un indotto di primo livello sotto l'aspetto occupazionale, che va dal pacchinaggio al trasporto, al lavaggio delle casse, all'attività cantieristica e quant'altro. Quindi bene, continuiamo a lottare, non fermiamoci, e tutti uniti cercheremo di sensibilizzare chi non vuole capire che andare a pescare vuol dire andare a lavorare, non andare a fare sport. Grazie. Grazie al consigliere Montanariello. Vedo che è arrivato anche un altro consigliere regionale di Chioggia, perché abbiamo questa fortuna, insomma, a Chioggia di avere una ottima rappresentanza del consiglio regionale. Marco? Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa posso dire è la punta dell'iceberg, diciamo così, tra imposizioni europee, restrizioni nazionali, governative, direttive, chi ne ha più ne metta. Nel momento in cui Covid, in questi ultimi due anni, insomma, il settore, la categoria, una realtà, un settore importante primario nazionale, non può permettersi anche il lusso di dover trovarsi in difficoltà anche sulla questione del costo del carburante. Ecco, come dicevo, è la punta dell'iceberg di tutto un problema che il settore a livello nazionale soffre, e maggiormente la nostra marineria, la prima marineria in Italia, maggiormente ne risoffre più. Pertanto anche la nostra presenza qui oggi è un simbolo di essere vicini, non solo in maniera solidale, ma anche cercare di portare nelle sedi dovute delle istituzioni, appunto, la problematica, che è una problematica che riguarda l'intera realtà del nostro territorio, perché la pesca, oltre a essere storia, cultura, tradizioni, è la nostra specificità e nostra peculiarità a livello nazionale, perché comunque il prodotto che ne deriva, che viene pescato, è un prodotto eccezionale, funzionale per la catena alimentare non solo nazionale, dell'intera territorialità, dell'intera, diciamo, extra territorialità. So,
soprattutto una cosa importante, che se da una parte si vuole continuare con il ragionamento di migliorare diciamo così l'interesse di salvaguardia ambientale, dall'altra questa parola transizione ecologica, va bene tutto, ma ricordiamo che in prima di tutto va tutelato l'economia, il lavoro, il sistema che gira attorno al mondo della pesca. Pertanto anche la mia presenza qui oggi è a sostegno di portare avanti queste battaglie che vi vede a fianco a voi. Grazie. Sì, approfitto, visto che ci abbiamo due consiglieri regionali nostri qua di Chioggia, per portare anche a loro sensibilizzare il discorso del MOSE. Il MOSE lo sappiamo che è una cosa importante, voi che siete in regione siete quelli che portate, anche perché va messo a repentaglio la vita dei marinai, non solo la vita dei marinai ma anche i nostri capitani. Quindi grazie per quello che state facendo, spero che da qua andando avanti anche voi siete con noi per portare avanti la nostra battaglia. Noi vogliamo portare avanti una battaglia non di quelle spacchiamo tutto, facciamo la cose fatte con intelligenza, perché ora è tempo che facciamo le cose intelligenti, perché tutti uniti possiamo andare avanti. Grazie. Grazie a Elio. Io chiamerei il direttore del mercato, che l'avevo visto, Emanuele. Direttore del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia, che ricordiamo essere uno dei gioielli di questa città e probabilmente il mercato ittico all'ingrosso più importante d'Italia. Ricordiamo un po' i numeri di Chioggia: abbiamo oltre 300 pescherecci, abbiamo quasi un terzo della flotta peschereccia di tutta la regione. La storia di questa città è la storia della pesca. Allora, oggi è il giorno giusto per manifestare per la pesca, per salvare la pesca, perché la pesca non può rimanere da solo come settore a sé, ma costituisce per la nostra città il substrato culturale, sociale, economico. Ci sono dei problemi importanti, sappiamo già tutti, il MOSE, le normative comunitarie e adesso il caro gasolio, il caro energia, e sarà sempre peggio, quindi dobbiamo farci sentire, dobbiamo essere in tanti, è un giorno giusto oggi, dobbiamo battere i pugni perché dobbiamo farci sentire, questo è fondamentale. La pesca costituisce un terzo dell'economia del Veneto, costituisce il centro nevralgico economico della città e ricordo a tutti che tra Chioggia e Rovigo ci sono 8.000 aziende dell'ittico che rappresentano il primo distretto ittico a livello comunitario, quasi 1 miliardo di euro di fatturato. Veniamo da 2 anni con il Covid, in cui c'è stata una riduzione fino al 20% del fatturato, e a questo si aggiungono queste problematiche. Dobbiamo affrontarle, dobbiamo farci sentire per trovare delle soluzioni che possano risolvere in parte le problematiche. Un po' ne abbiamo già parlato il 13 dicembre, ci saranno gli stati generali 453 e 456, ne parleremo anche quel momento, ma noi dobbiamo farci sentire. Grazie direttore, è arrivato qui con noi il sindaco della città di Chioggia, Mauro Armelao, che è anche assessore alla pesca. Io lo inviterei subito, una veste diciamo non molto informale, no? Sì, con il megafono, ma qui si manifesta per la salvezza della pesca, quindi ecco, mi metto io. Diciamo che quando ero più giovane ero abituato a stare nella curva con gli ultra, quindi sono abituato anche a utilizzare il megafono. Niente, era doverosa la mia presenza come primo cittadino, mi sono definito il sindacalista dei pescatori, lo sto dimostrando ogni giorno, sono in attesa ancora del decreto che dovrebbe uscire e che andrà a diciamo a liberare un po' i pescatori, non più condizionati dalle giornate di pesca ma parlando solo di ore, perché non siano condizionati dalle barriere del MOSE. Ma al di là del MOSE in questo momento si sta parlando anche del caro gasolio, che lo dicano chiaramente se dobbiamo far cessare di lavorare i nostri pescatori, perché questa non è una situazione che può essere accettata.
Io come sindaco in maniera pacifica manifesterò sicuramente al fianco dei nostri pescatori di Chioggia, che ricordiamo che qui stiamo parlando della capitale della pesca del nostro paese. Bravo. Ecco, quindi nessuno può diciamo delegittimare questa nostra affermazione, perché siamo convinti che Chioggia sia proprio la capitale della pesca, e lo dimostreremo anche a maggio con gli stati generali della pesca, dove partiranno proprio dalla nostra città, da Chioggia. Quindi era doverosa la mia presenza da sindaco, da amministratore comunale, da rappresentante ovviamente della nostra città, ma anche da cittadino, perché penso che il mondo della pesca per la nostra città rivesta un'importanza strategica, non solo per ovviamente per la nostra città, ma anche per i tantissimi ristoranti che lavorano grazie al lavoro e al sudore della fronte dei nostri pescatori. Non aggiungo altro, io mi metto a fianco dei nostri pescatori, e comunque sappiate che, lo dico sempre, avete tutta la nostra, diciamo, il nostro supporto di amministrazione comunale, di sindaco, di giunta, di consiglieri comunali. Penso che qui è la dimostrazione come la sicurezza non ha colore, anche il lavoro non deve avere colore. I nostri pescatori non hanno colore, sono lavoratori che vogliono lavorare in tranquillità, in serenità, e non dover pensare alle spese che li stanno distruggendo, oltre, senza contare ovviamente, alle leggi che arrivano dall'Europa, un'Europa che qualcuno sta decidendo ma che non capisce neanche quando va a decidere e fare determinate scelte che poi a cadute ricadono sulla testa dei nostri pescatori. Buona giornata a tutti, io sono qui a vostra disposizione, però sarò sempre a fianco dei cittadini di Chioggia e in questo momento del mondo della pesca. Grazie a tutti. Grazie al sindaco Mauro Ormelao. Io vedo che è arrivato anche un altro degli animatori di questa protesta, il grandissimo Penzo Roberto, alias Stanfa, armatore, pescatore e mi sembra di tener pesca. Roberto, se vuoi non fare il timido, che qui dalla porta si può stare senza da oggi. Se riesce a premere qua e tenerlo davanti alla bocca, io tengo lì. Ma si sente? Allora, il problema grosso che abbiamo è quello che hanno detto già tutti, mi pare. Alza la voce, vai. Allora, il problema è che purtroppo tra la pandemia, tra questo gasolio che aumenta, per noi è una grossa difficoltà, siamo veramente in difficoltà, perché poi un problema che non capiamo è che nel 2008 era a molto più soldi barile e adesso siamo ai stessi costi del 2008 con quasi 40 euro di differenza a barile. Abbiamo problemi per la pesca perché ci tolgono i giorni quegli aggiuntivi con le leggi comunitarie. L'unica cosa che possiamo solo dire è di fare la nostra dimostranza in maniera, diciamo, quasi pacifica, però proprio per far capire che abbiamo questo problema, anche perché vediamo una grossa difficoltà noi come armatori, ma anche come sui marinai, per dare un salario garantito. Questo è quello che noi domandiamo. Dopo, purtroppo, quello che si può fare si fa, però senza fare tanta confusione, perché pensate che ci sono già altre marinerie che si muovono in maniera molto diversa della nostra. Però non vogliamo arrivare a questo punto, perché secondo me la pesca è un domani che si deve fermare tutto il mondo. Vuol dire Spagna, Francia e Italia. Allora qualcosa succederà sicuramente. Grazie Roberto, grazie. Che ore sono già le giorno? Meno due direi, per il momento interrompiamo un attimo gli interventi, a meno che non ci sia qualcuno che voglia intervenire. Qualche pescatore che vuole intervenire? Questo è il momento giusto. Marco ha parlato. A mezzogiorno allora sincronizziamo gli orologi e facciamo suonare tutto quello che si può suonare: clacson, sirene, trombette, sirena del mercato, i camionisti, i trasportatori. Insomma, questa è una protesta che va al di là dei confini della categoria della pesca e va a toccare, diciamo, tutti quelli che sono i settori toccati in questo momento dal problema del caro gasolio. E quindi è un momento importante, un momento di inizio, una serie di rivendicazioni
che partono da Chioggia, dalla pesca, per toccare tutto lo stivale e tutta l'Italia. Sì, a mezzogiorno allora. Allora, io direi possiamo far dare il via alle sirene, a chi lo facciamo andare via? Al mercato. Al mercato. E dopo andiamo tutti quanti anche noi. Va bene. Sì, direttore. Vai.